Ciao a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Litere Meraviglie. Con noi il nostro caro Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao. E a compagnia oggi Luca Henry Merinvale. Ciao, ciao. Ciao Luca. Bene, oggi di chi parliamo? Partiamo dalla nostra bella leader, Riccardo. Parliamo di Marlene Dietrich. Bella, bella davvero, eh? Marlene Dietrich, Marie Magdalene Dietrich. È veramente una donna meravigliosa. Allora, che cos'è che andiamo a raccontare della nostra Marlene? Beh, intanto qui vedete questa immagine. Questa è un'immagine dell'Angelo Azzurro, è il film con cui lei ha avuto il grande successo. Siamo in Germania, nella Repubblica di Weimar, 1930, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, e quindi grande voglia di vivere, grande anche sensualità sullo schermo. E lei fa questo film. Questo film è tratto da un racconto di Heinrich Mann, che è il fratello di Thomas Mann. Più famoso, però insomma anche lui, anche Heinrich, un grande scrittore come il fratello, ed è la storia di come questa soubrette fa sostanzialmente perdere la testa ad un professore universitario serissimo, eccetera, ed è quasi una sorta di discesa all'inferno, un film molto duro. Se questa immagine vi sembra familiare è perché forse avrete visto Cabaret con Liza Minnelli, che è un film, un musical. Film è tratto da un musical di Bob Fosse ambientato nella Repubblica di Weimar, e la Minnelli si è chiaramente ispirata alla figura di Lili Marlene. Anzi, scusate, Lili Marlene, questo è un grosso lapsus di Marlene Dietrich, perché poi di Lili Marlene parleremo dopo. Di Marlene Dietrich. Marlene Dietrich fa un po' il botto con questo film e la notano negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti le dicono: cara signorina, noi vi facciamo un contratto. Però lei già subito si vede un po' il carattere dell'attrice. Dice: sì, ok, io vengo negli Stati Uniti, mi darete un pacco di soldi, va benissimo, però dovrò scegliermi io il regista di ogni singolo film. E caso strano, per tutti i suoi primi film si sceglierà il regista dell'Angelo Azzurro, von Sternberg, da cui era legata da un rapporto di stima e di amicizia enorme. Allora, la Dietrich va negli Stati Uniti. Durante la crociera incontra un costumista che le fa tutta una serie di foto, di prove, e lì, vedete, vi ricordate quell'immagine prima, la ragazza tutta quanta carina, eccetera? E le cambia completamente il look durante il viaggio e nasce il look mascolino, un po' quasi androgeno della Marlene Dietrich. Anche perché, ovviamente, e poi la cosa diventerà praticamente di pubblico dominio. Questa cara signorina comincerà ad avere amanti e amanti, sia donne che uomini. Lei non fece mai grande mistero della sua bisessualità, solo che era il 30-35, quindi cercate di capire anche un po' l'epoca, solo che all'epoca non era vista come una cosa tanto riprovevole, quasi era una cosa eccentrica. Fa tutta una serie di film. Uno dei suoi ruoli più belli è quello dell'imperatrice Caterina la Grande di Russia, di cui poi parleremo anche del personaggio storico, sempre durante questa serie di puntate. Ma lì praticamente lei non recitava Caterina Grande, lei recitava se stessa. Era un po' come la Greta Garbo con Cristina di Svezia, cioè era qualcosa di eccezionale. Però sono gli anni 30 e c'è un piccolo problema: in Germania viene fuori il nazismo, contemporaneamente al fatto che lei se ne va in America. La Dietrich diventa, a me sembra quasi una immagine speculare rispetto ad un'altra grande donna di cinema tedesca dell'epoca, che è la Leni Riefenstahl, che è la grande regista delle parate naziste, anche di Olimpia, delle Olimpiadi, ed è quasi una immagine a specchio. Lei da subito detesta il nazismo. Assolutamente, si dice assolutamente contro, anche quando non era, c'era ancora la guerra, quindi anche quando non era facile. E quando scoppia la guerra, ecco qui la Lili Marlene, cioè lei sinceramente si butta nell'appoggio alle truppe alleate come artista, quindi fa i tour, fa appunto questa canzone Lili Marlene, fa i concerti praticamente al fronte, va negli ospedali di guerra e diventa quasi un simbolo della cultura tedesca in esilio che è contraria al nazismo.
e lei lo prende in maniera veramente molto personale. Dice: la cultura tedesca non è quella di questi criminali, è qualcosa di completamente diversa. E noi tedeschi, non tedesco-americani, proprio tedeschi che ci troviamo in America, dobbiamo essere i primi a combattere contro questi che ci stanno distruggendo la nostra nazione, la nostra cultura. E canterà Lili Marlene, anzi lei prenderà questa canzone Lili Marlene è fondamentale, perché in realtà nasce in Germania, è una canzone tedesca, la cantavano i soldati tedeschi, solo che lei le piace tantissimo e la ritraduce in inglese, prima la canta in tedesco proprio agli americani e poi la traduce in inglese, quasi come se ne appropriasse. È un discorso molto politico, e dire: guardate che noi siamo la vera cultura tedesca e noi siamo i primi a combattere i nazisti anche con le canzoni. Poi dopo la guerra avrà tanti altri ruoli, progressivamente sempre più a tinte un po' più fosche, un po' cupe, testimone d'accusa, vincitori e vinti, appunto su Norimberga, sulla ricostruzione della Germania, l'infernale Quinlan con Orson Welles, che è un film noir che veramente ve lo consiglio perché è meraviglioso, e poi piano piano andrà anche nel classico declino delle grandi attrici, anche un declino fisico, eccetera, però mentalmente sarà sempre lucidissima. Grandissimo antimilitarismo, fino alla fine. Lei sarà sempre una convinta pacifista, antimilitarista, antinazionalista. Sarà tra le prime a cantare in tedesco Where Are the Flowers Gone, di John Baez. Siamo negli anni 60, quindi insomma cercate di capire, lei continua, mica si ferma con la guerra. E in patria, in Germania addirittura, è la memoria della Dietrich è un po' problematica, perché c'è anche chi le considera quasi una specie di traditrice, o comunque sia qualcuna che durante la guerra si è schierata con chi combatteva contro la Germania, anche se per il motivo giusto, ma lei era lì con gli equipaggi dei bombardieri che bombardavano la Germania. Ed era lì ad incoraggiarli, perché aveva una posizione assoluta. Molti politici, soprattutto socialdemocratici, Willy Brandt invece la capiscono e la sosterranno, però appunto la sua memoria non è così condivisa anche in Germania. Di sicuro è una donna, qui va detto, anche dal punto di vista storico, molto importante, perché lei non solo era una donna a cui non mancava il coraggio delle proprie scelte, anche personali. Pensate che ebbe una marea di amanti, ma ebbe un solo marito, a cui rimase affezionatissima per tutta la vita, e un rapporto di stima reciproca, anche se lo sapevano tutti e due, ovviamente, ma era molto, molto hollywoodiana, no? Però veramente lei ci credeva e si prendeva la responsabilità delle sue scelte, ma è stata anche, e delle proprie idee, ma è stata anche una delle prime attrici a sganciarsi molto dagli stereotipi dell'attrice di Hollywood, anche gli stereotipi che lei stessa si era creata, e a intuire una cosa: l'importanza del ruolo pubblico, anzi il ruolo politico dell'attrice, di come l'attrice può influire sulla storia effettiva in quanto personaggio pubblico, personaggio da mass media. E forse fu una delle prime attrici testimonial di qualcosa, non solo di se stessa ma di un'idea, di tutta la storia, oltre ad essere stata una delle prime attrici a farsi assicurare le gambe, perché aveva delle gambe da paura, questo lo dico effettivamente, cioè ancora adesso se uno vede i film degli anni 30 della Dietrich rimane con la mascella calata, perché è una donna di una bellezza sconvolgente, oltre che di una bravura e soprattutto di un carisma sconvolgente. E non è facile, secondo me, portare tutto questo, un personaggio del genere, in un gioco come True the Ages. Sì. Infatti adesso ci racconta il nostro caro Luca di questa Marlene nel gioco. Cos'è che fa? Cosa fa Marlene? Quello che dice la carta. Praticamente ogni teatro che si è costruito o che si può costruire produce un punto cultura in più e soprattutto una faccia felice in più. Questa faccia felice è probabilmente l'ambientazione di cui parlavamo prima, no? Quindi Marlene fece anche delle tournée durante la Seconda Guerra Mondiale per sollevare il morale delle truppe, delle truppe americane impegnate sui fronti di guerra, e questo fa sì che praticamente nel gioco una delle truppe possa valere per due volte ai fini di una tattica. Noi sappiamo che in True the Ages ci sono, dal punto di vista militare, delle tattiche che sono delle combinazioni tra fanti, cavalli e cavalleria e artiglieria. In questo caso praticamente si può usufruire del valore di una tattica
nelle queste tre unità. Quindi ha una duplice valenza, sia culturale, perché aumenta il valore degli edifici, dei teatri, sia militare, perché aumenta quindi il potenziale bellico. Bisogna fare attenzione però, perché aumenta di un punto cultura solo i migliori teatri. Quindi ci sono vari livelli di teatri, quindi era 1, era 2, era 3. Quindi non è come c'è che raddoppia il massimo, ma è aggiunge un punto al teatro di maggior livello, praticamente. Di tutti i migliori, se ne hai tre, devi aggiungere uno, invece c'è appena ne sono sul migliore. Ha bisogno di un suo contesto, ecco. Quindi diciamo che possono bastare anche dei drammi, delle drammaturgie. Quindi anzi, così è ancora meglio, no? Così spendi meno per ottimizzarla. Utilizzarla senza uno di questi due elementi, cioè quello militare o quello appunto civile del teatro, è un po' limitante. Quindi è un leader molto ambientato, appunto, perché solleva il morale delle truppe, come dicevamo, però appunto va utilizzato o in chiave offensiva per poter fare una guerra o un'aggressione utilizzando questo bonus, o in fase difensiva per minacciare magari una potenziale salita militare se si viene aggredito o se si viene attaccati. Poi è un po' ironico, visto che Riccardo ci ha appena raccontato che lei era una fervente pacifista e noi invece nel gioco la utilizziamo per attaccare, fare guerre. Ma anche Gandhi disse di fronte a qualcosa come il nazismo bisogna combattere, cioè è un pacifismo militante, cioè un pacifismo umanitario, ecco, e ci sta tantissimo una carta del genere. Sì, di lei sì. Quando ho visto la carta mi incuriosiva molto appunto questo suo aspetto militare, perché dicevo, com'è che un'attrice gli abbia dato appunto un potere militare, no? Alla fine, infatti ero molto curiosa di ascoltare la sua storia per questo motivo e ora capisco perché, nel senso, ho voluto inserirci sia sicuramente il fatto che era un'attrice, il suo lavoro, la sua passione e quindi la cultura e le facce felici legate ai teatri, ma anche non ho voluto escludere appunto anche questo lato di militare della raddoppiare. Sì, era un impegno che lei prese appunto durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto in queste tournée cantava appunto la canzone che divenne un simbolo. La canzone che è diventata simbolo di queste sue esibizioni durante la Seconda Guerra Mondiale era appunto Lili Marlene, che divenne quindi un simbolo anche di opposizione al nazismo e un inno per la democrazia e per la libertà. Appunto questo è quello spicchio di vita che viene ripreso dal gioco appunto per aumentare appunto il valore militare di queste tattiche, quindi per sollevare il morale delle truppe appunto. Oppure sì, alle volte lei lo cantò anche. Tania, scusami, alle volte lei lo cantò in tedesco apposta verso i soldati tedeschi, esortandoli a disertare, cioè ad abbandonare le proprie posizioni, ad arrendersi, soprattutto verso la fine della guerra, perché fra l'altro è una canzone molto triste. In realtà è la storia di un soldato che parla, si ricorda della sua ragazza che ha incontrato appunto una sera un suo amore, così è molto malinconica alla fine. E alla fine lei lo faceva anche dicendo in tedesco ai soldati tedeschi: ragazzi, la guerra è finita, è inutile che vi fate ammazzare, arrendetevi e ricostruiamo il nostro paese. Perché poi lei aveva anche questo personaggio veramente tosto, davvero, Volevo ancora aggiungere che, a parte il punto culturale per ogni teatro, ogni miglior teatro, che è il raddoppio della tattica, da non dimenticare il discorso delle facce felici, perché ogni teatro produce anche una faccia felice. Quindi quando si è un po' in crisi di felicità nella terza era, e magari qualcuno qua ne sa qualcosa, ecco, può essere un buon aiuto, secondo me, due tempietti lì per raddoppiare. Riccardo, attraverso le sta capendo il mio stile di gioco perché sente vari commenti. Sì, io ormai la considero la regina dell'inverno di Narnia, lei praticamente una roba del genere, regina dei ghiacci, sì, una cosa terrificante. Faccio morire di fame, di felicità. Sì, queste cose così, sì. Vuole sfruttare, però non lo rende felice. No, lo rende infelice apposta, è strategica la cosa, è diversa, è per cattiveria. Poi arrivano leader come Marlene che infatti poi rendono tutti belli felici, no? Tutti contenti. Certo.
Poi mi piace il fatto che comunque il suo potere militare non è che ti dia proprio delle truppe fisiche, appunto, cioè no. ti dà il potere di appunto rendere più forte la tua tattica, quindi secondo me è anche più legato poi alle stesse, al suo ruolo, insomma, quello che avete detto sul morale delle truppe, sul sostenerle, no? Proprio perché non ti dà effettivamente una forza fisica, tra virgolette, reale, no? Non so, per dire. Però sì, invece ti raddoppia, cioè ti serve per far funzionare poi appunto una tattica, quindi diciamo come se fosse un soldato invisibile che si raddoppia sostanzialmente. Sì, anche come deterrente, mi è capitato in certe partite che magari non dichiari una guerra perché l'avversario ha ancora la possibilità di prendere Marlene e facendo così sì, ti appunti e ti difende, cioè nel senso fa entrambe le cose, quindi è estremamente molto utile dal punto di vista, anche se non bisogna è più versatile di Gandhi, che Gandhi è solamente diciamo un limite alle offensive degli altri giocatori, mentre invece lei può utilizzarla su due ambiti, quello civile e quello militare. Bene, possiamo passare allora alla nostra meraviglia, vero Riccardo? Parliamo di Stonehenge oggi. Cosa ci racconti questa bella meraviglia? È una meraviglia bella grossa, nel senso, sono appunto queste pietre. Attenzione, allora cominciamo dal nome Stonehenge. Stonehenge, ci sono varie teorie sull'etimologia, ma letteralmente dovrebbe essere pietre in bilico o pietre sospese, ok? Cioè pietre sospese in mezzo all'aria, che non si sa come stiano lì. Diciamoci anche un'altra cosa, fra l'altro queste bellissime pietre, questa costruzione meravigliosa che è più o meno sta all'interno di un sito che ha avuto un'attività tra il 3000 e il 2000 avanti Cristo, quindi un bel po' di tempo fa, queste pietre non sono da sole in mezzo alla campagna, come spesso non ci fanno vedere sta collinetta che intorno non c'è niente, un deserto e basta. No, in realtà sono all'interno di una zona che sono i cosiddetti tumuli, che è una zona archeologica ricchissima dell'Inghilterra. Per intenderci, anche qua, se questa immagine vi sembra familiare perché avete visto Il Signore degli Anelli e vi ricordate le Tumuli Lande, perché Tolkien quando parla delle Tumuli Lande ha in mente esattamente questa zona qua dell'Inghilterra, cioè queste che erano queste sepolture, tutte queste collinette che sono dei terrapieni fatte con delle sepolture rituali da parte di civiltà che si sono abbastanza perse, di cui non sappiamo tantissimo perché non hanno lasciato testimonianze scritte, ma hanno lasciato questa roba qua. Intanto, che cos'è Stonehenge? Questa costruzione è fatta da diversi anelli di pietra, pietre più o meno incastrate tra di loro con dei perni interni. Il problema non è come sono state costruite, come sono state portate lì, come sono state appunto piazzate, fissate l'una sull'altra, issate. E questo ha fatto partire le teorie più belle del mondo, veramente su... Cioè, intanto la prima cosa che un sacco di gente ha detto, era impossibile per delle civiltà di quell'epoca portare le pietre, metterle, eccetera. No, non era, era solo molto difficile, poi hanno fatto delle prove anche di archeologia sperimentale, in questo gli inglesi sono bravissimi, prendi dei tronchi, prendi delle funi, dei paranchi, eccetera, insomma, ce la fai in qualche maniera, certo è molto difficile, quindi doveva essere utilizzato per uno scopo preciso. Scopo quale? Ma un punto di preghiera comune, un luogo terapeutico, perché vicino si sono viste quasi un po' una specie di Lourdes della preistoria, si sono trovate delle tombe con della gente con dei forti traumi, ma gente che aveva DNA strani, che venivano un po' da tutta l'Europa, anche dal bacino del Mediterraneo, quindi potrebbe essere un luogo terapeutico. Alcune di queste pietre sono fatte di una formazione geologica particolare che se le percuoti quasi rimbombano, hanno un eco interna, vanno in risonanza e quindi potrebbe essere qualcosa legato al suono. Sicuramente era un luogo di culto degli antenati, sicuramente c'era anche, oltre appunto a questo fatto delle pietre canore, queste pietre cantanti, sicuramente aveva dei punti di riferimento astronomici, perché come vediamo in queste foto, comunque molti massi sono allineati, si penserebbe sul solstizio d'inverno, hanno fatto un po' di calcoli. Probabilmente tutta questa roba insieme, cioè molto spesso non è che veniva utilizzata per una roba sola, era un luogo sacro e quindi c'era tanta roba.
la vera domanda è chi l'ha costruita, e anche lì, di nuovo, DNA strani sono stati trovati nella zona, nelle tombe lì. Potrebbe essere addirittura una civiltà che si era trasferita dal Mediterraneo, dall'area dell'Egeo, per esempio. Ne sono stati trovati moltissimi DNA di quel tipo. Ci sono veramente tante teorie. Le più belle per me, e anche le più oneste, devo dire, dal punto di vista storico, sono quelle del Medioevo, che pensano che sia stato Merlino a portarlo lì chiedendo l'aiuto a dei giganti dall'Africa con degli incantesimi. Sono più belle rispetto a quelle moderne, che sono un po' stupide, degli alieni che vengono lì e ci insegnano a piazzare due pietre l'una sull'altra. Preferisco Merlino con i giganti e gli incantesimi, personalmente. Altre, ovviamente, in epoca cristiana, sono stati i demoni, una leggenda irlandese, eccetera. Ovviamente c'è stato di tutto. L'area comunque è molto trafficata, perché è proprio al centro dell'Inghilterra, quindi ci sono molte strade che ci si concentrano. E solo recentemente è stata abbastanza liberata da tanti, anche dalle coltivazioni che vi erano sorte intorno. Nel 1900-1901 sono stati fatti dei restauri, addirittura restauri come si facevano nel 1900-1901, cioè malissimo, spostando addirittura alcune pietre, cambiando alcuni allineamenti, quindi alcune cose non sono più esattamente nel posto dove dovrebbero stare, però ovviamente il sito rimane quello che è. Comunque è un sito che ancora oggi veramente ispira tantissimo, tante ricerche sulla sua composizione e sulla sua funzione, soprattutto un sito che ha una fortissima immagine, una fortissima valenza identitaria per gli inglesi. Tantissimi intellettuali, Constable, Turner, Burke, ci hanno fatto poesie, ci hanno fatto dipinti. Purtroppo anche è stato utilizzato come simbolo del nazionalismo britannico, perché c'era questa mitica civiltà britannica precedente e questo è un simbolo della nostra nazione. Come vedete, un sacco di turisti, ci fanno pure i festival celtici in mezzo. Io dico sempre, secondo me ci sono lì i fantasmini di quelli che l'hanno costruita, che si fanno delle matte risate quando vedono un po' queste carnavalate, queste cose. Ma questi chi so che vogliono questi cornamuse, chi ha mai suonato una cornamusa? Questi sono un po' discorsi così, diciamo, anche un po' troppo questa immagine, perché vuole evitare un po' l'esoterismo da quattro soldi, magari vuole fare ricerca storica e perché no anche ricerca simbolica. Seria, Stonehenge è ancora un posto tutto da studiare. Io volevo chiudere, guarda, ti chiudo con una poesia di Wordsworth, Salisbury Plain, che parla appunto di Stonehenge, per farvi capire un po' qual è il valore culturale. E la poesia è: Pile of Stonehenge, so proud to hint ye keep thy secrets, thou lost to stand and hear the plain resounding to the wild winds sweep, inmate of lonesome nature's endless year. Ve la traduco un po' così malamente: Monte di Stonehenge, così orgoglioso a vedersi e pur custode dei tuoi segreti, ami star lì ad ascoltare la pianura che risuona del vento, compagno assiduo dell'infinito tempo della natura solitaria. Vedete, è un'immagine bellissima, proprio pienamente, totalmente romantica, appunto come questo tramonto che vediamo. E probabilmente, forse questa è la vera magia di Stonehenge. Cioè, al di là di queste pietre, che forse sono state messe solo lì sulla base dell'allineamento del sole, tutto quello che gli è sorto intorno nel corso dei secoli. E in questo senso, secondo me, Stonehenge è un bellissimo simbolo di che cos'è veramente la storia, il peso della storia, di che cosa la storia può muovere nel cuore degli uomini. È un peso grosso per una singola carta di True the Ages, ovviamente. Sì. E Luca, vediamo invece il True the Ages, cosa ci racconta Stonehenge, perché è una meraviglia un po' particolare. Vediamo, diciamo, sono curiosa di sapere cosa ne pensi tu dell'interpretazione che gli ha dato Vlada. Sì, è un'interpretazione un po' parziale, secondo me. Alla luce di quel che ha spiegato Riccardo, che è un luogo comunque magico, con delle moltissime leggende, quindi quasi esoterico, legato sicuramente alle civiltà anglosassoni. Invece Vlada gli ha dato, Vlada o gli sviluppatori dell'espansione, perché è una carta dell'espansione, gli ha dato più una connotazione scientifica, perché una delle teorie è che fosse appunto un osservatorio astronomico. Quindi si costruisce nella era A, quindi si costruisce nella 1, in quattro fasi, quindi è una meraviglia che costa quattro azioni civili per costruirla, a meno che uno non abbia appunto l'edilizia. E ogni fase uno guadagna scienza pari al numero di risorse impiegate per costruirla. Quindi, essendo sei
risorse necessarie per costruire Stone Age, uno guadagnerà 6 punti scienza e li guadagna nel momento in cui costruisce. Quindi uno può costruire una fase in un turno, guadagna un punto scienza che può essere utilizzato per sviluppare qualche tecnologia, e man mano che va avanti continua a guadagnare punti scienza fino a un totale di 6. Questo è l'effetto immediato, istantaneo della costruzione di Stone Age. Poi c'è un effetto permanente che è quello appunto di dare un punto cultura e una faccia felice quando la meraviglia è completata. È una meraviglia, diciamo, che può essere un po' paragonata ai giardini pensili, come vengono tradotti, Hanging Gardens, perché dà un punto cultura ma solo una faccia felice, mentre invece di Hanging Gardens ne danno 2. Questa ne dà solo una, però ti ha dato 6 punti scienza che sono molto importanti nelle prime fasi del gioco per sviluppare, non so, una tecnologia produttiva come il ferro o l'irrigazione, oppure anche per magari passare subito a un governo di prima era come la monarchia. A me capita spesso di utilizzarlo magari quando c'è una monarchia che esce presto, finisci Stone Age e costruisci subito la monarchia e parti subito con 5-6 civili. Sì, perché 6 scienza in epoca antica sono tantissimi, cioè considerando che partiamo producendone solo una, già arrivare a 6 così miniera uomini, anche a metà ora uno, magari è proprio forte, sicuramente. Infatti è la sua forza, perché poi sì, la faccia felice, sì, l'uno di cultura, vabbè, sono un po' un contorno poi alla fine. Sì, una cosa utile, comunque te le tieni. Tieni presente che se tu prendi un leader di era scientifico come Aristotele, quante carte puoi prendere? 3-4 carte, massimo 5, e sono 5-6 azioni civili. Se prendi Confucio giochi 1-2 eventi, quindi ti danno 1-2 punti scienza, qui invece ne hai 6, quindi sono veramente tanti. Sì, quello che non mi convince è proprio come è stata pensata, però, perché effettivamente mi chiedevo, appunto, tu hai detto perché si pensa sia stato utilizzato come osservatorio astronomico, pensate in questo senso, una delle teorie, esatto, però mi ha sempre fatto un po' storcere il naso, appunto, il suo potere, per quanto mi piaccia come meraviglia ai fini del gioco, per carità, io adoro Stone Age, cioè solo per il fatto che ti ha fatto felice la fine del potere, così, però non so, cioè se era adatto alla meraviglia, proprio a lei. Ma sai, Tania, Stone Age è uno di quei casi in cui uno capisce che la magia non è nelle cose che noi consideriamo magiche, ma è nella magia che noi mettiamo in quelle cose che consideriamo magiche. Cioè, Stone Age è diventata magica perché ce l'abbiamo resa noi magica, perché abbiamo caricata noi di tutta questa roba. Forse alla fine è vero anche che era semplicemente un osservatorio astronomico, li facevano gli antichi questa cosa. Però Stone Age, il peso e tutto quello che si è creato attorno a Stone Age, un po' c'è nella carta, nella parte bassa la intravedo questa cosa, la cultura, la faccia felice, eccetera. È quasi come un punto di partenza, parti in un senso, in un certo senso, poi questa roba diventa qualcosa di più anche rispetto a quello che pensavano, che pensava chi l'ha costruita, perché noi che siamo arrivati dopo gli abbiamo dato questi altri significati. Sono più veri, non sono veri, sono meno veri, eccetera. Non lo so, forse non è neanche così tanto importante, però questi significati ci sono. Una cosa interessante che sottolineava Riccardo era appunto la difficoltà di creare un sito di questo tipo, perché chiaramente poi alcuni, ho sentito leggende che parlano di massi che arrivano da 20 km, da 200 km. Ecco, questo può essere forse reso dalla lunghezza, cioè servono 4 azioni civili per completarla, per cui invece non so, il Colosso e l'Acropoli con 2 azioni civili vengono costruite. Quindi può, diciamo, due che lei è già tra quelle che ne richiedono di più, diciamo. Sono le uniche 2 da 4. Mediamente sono 3 e ce ne sono 2 con 2 azioni civili, che sono Acropoli e Colosso. Questa è una delle più lunghe da costruire. Il costo è uguale per tutte, non cambia. Sì, vabbè, è comunque un costo in azioni civili, una cosa che comunque è importante, insomma, in azioni civile come una sorta di risorso di per sé che tu vai a spendere. Quindi... sono risorse, assolutamente. Infatti se pensi alle piramidi che ti danno solo un'azione civile, però le piramidi sono una meraviglia fortissima proprio per questa azione civile, perché sono praticamente la fai secondo o terzo turno, vuol dire che per 17 turni tu hai un'azione in più rispetto agli altri. Le azioni sono importantissime. Bene.
Poi quindi, non è la mia preferita, però diciamo che è interessante perché ha la faccina felice come la Marlene Dietrich, no? Per cui se vogliamo creare un collegamento, creano entrambi cultura e felicità. Stonehenge è orientata verso la scienza, la Marlene aiuta il militare, quindi questo può essere un collegamento, un trade union tra l'antichità non so se la Dietrich sarebbe stata contenta di essere paragonata a Stonehenge, però questo è un problema. Deve essere un posto dove si poteva esibire comunque. Ah, sicuramente, una cosa meravigliosa. Festival dei druidi. Bene, grazie mille e ci vediamo alla prossima puntata. Speriamo di vederci presto. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.